Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Oggi, grazie a uno di voi, per l'esattezza Andrea Ghilardini, che mi ha regalato questo bellissimo mini case per Raspberry Pi 4 o comunque anche altri modelli di Raspberry. Era nella mia lista dei desideri su Amazon e Andrea ha provveduto a farmi avere questo bellissimo regalo. E di questo oggi voglio farci un bel video insieme a voi per realizzare un mini desktop per il gaming. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni di quanto vedremo in questo video. Bene, allora, quando ho visto questo case bellissimo su Amazon, in realtà l'ho visto in un video, ho visto uno che lo costruiva, insomma lo realizzava e era bellissimo. L'idea era veramente forte. In pratica è un mini desktop per gaming, sembra, no? Tutto RGB con i colori, display, in grado di poter ospitare all'interno un Raspberry Pi. E io praticamente non ho mai avuto un Raspberry Pi 4 e adesso che i prezzi si sono un po' abbassati, me ne sono procurato uno, mi sono procurato la versione da 8 giga, con 8 giga di RAM. Ed eccolo qua, il nostro bel Raspberry Pi 4, in tutta la sua bellezza, questo oggetto del desiderio che adesso è diventato come un diamante per quello che costa. E questo oggettino qua si presta molto bene per farci una bel computer da gioco, più che altro per retro gioco. Ecco, questo è il mio scopo principale. Su questo Raspberry utilizzerò una versione dedicata di sistema operativo per il gaming, si chiama Batosera. È stato creato appositamente per ospitare dentro il meglio di quello che può essere l'emulazione di tutti i vari sistemi. In pratica è un raccoglitore che ha un'interfaccia utente, più raccoglie tutti i migliori emulatori con un'interfaccia grafica accattivante e tanti begli effetti. Insomma, è molto bello. Io vi metterò dei link di un sito dove ho già scaricato l'immagine intera di tutto l'ambiente, con anche dentro già qualche gioco per giocare e per provare e verificare il funzionamento. Quindi non c'è da fare praticamente niente. Scaricare l'immagine, infilarla dentro. Diciamo, l'unica cosa, ho dovuto cambiare la lingua perché, essendo un sito spagnolo, di default è tutto in spagnolo. Ma basta entrare nelle impostazioni, andare su idioma e mettere italiano. E da lì in poi lui cambia lingua e tutto diventa nella lingua che preferite voi, insomma. È semplicissimo da realizzare e adesso andiamo a costruire questo bellissimo case che conterrà il tutto e quindi mi farò la mia mini postazione, poi attraverso un joystick tipo questo. Questo è un joystick per la PlayStation. Si comanda e si gioca. E Batosera fa tantissime cose, io ho solo visto alcune piccolissime cose, ho visto insomma il funzionamento di alcuni giochi che mi interessavano, ma ho visto dentro che già aveva davvero tantissime cose. E andiamo subito a vedere il contenuto di questo contenitore. Vabbè, questo ormai l'abbiamo visto, non è che c'è molto da vedere, c'è il Raspberry e questa è la memoria SD già preparata che andiamo a mettere dentro e quindi è già pronto all'uso. Allora, qua abbiamo un manuale di istruzioni che ci dice quali sono tutti i pezzettini e come vanno assemblati. E adesso cominciamo a tirar fuori tutti i pezzettini indicati. Quindi abbiamo un pezzo di plexiglass, abbiamo un po' di materiale vario, un display, un radiatore. Adesso tiriamo fuori tutto, poi dopo lo andiamo a vedere un pezzo per pezzo. E questo è il mini case in alluminio. Il contenitore adesso è vuoto. Qua ci sono appunto tutte le istruzioni, qua ci sono tutti i vari pezzettini. Andiamo un po' a tirare fuori tutti i vari sacchettini, tutti i vari pezzi e vediamoli. È veramente ricco questo kit, c'è un sacco di roba dentro. Abbiamo una ventola, abbiamo dei pezzettini di alluminio, un cacciavite e una mini chiave inglese. Abbiamo dei cavi flat e dei pezzettini di velcro, che abbiamo un piccolo display. Qui abbiamo il mini radiatore, guardate che bellezza, piccolo radiatorino. Qua abbiamo viteria, distanziali, viti vari, insomma abbiamo un po' di accessoriame. Abbiamo una scheda di controllo, abbiamo un connettore, un altro connettore, abbiamo tanti connettori insomma.
tutta sta roba poi andiamo a vedere come si assembla. Abbiamo un altro pezzo di plastica, abbiamo dei thermal pad e altri cavetti. E qua ragazzi, tutti i pezzettini. E ora andiamo a vedere qua cosa dice. Dice di svuotare queste col piccolo cacciavite già in dotazione. E dice, ora avete tutti i pezzettini di alluminio, metteteli da parte per un uso futuro. Bene, è il primo step che abbiamo fatto. Step 3 dice di montare i distanziatori. Cominciamo a tirarli fuori. M2,5x6. Questi sono gli M25x18 che vanno sotto. Questa è la schedina. Dici di montare gli M2,5x25x6 qua con avvitato sotto questo. Progetto elaborato comunque. Step 4, inserire il display OLED che va inserito qua e poi schiacciata questa levettina. Qua è spiegato bene. Step 5, metal plate B. Dice di cominciare a mettere questo, svitare il dadino, inserirlo qua e avvitarlo. Ah, questo è il pulsantino di accensione. Avvitiamo e uso una pinza. Poi dici di far passare il display qua dentro. Poi dici di collegare questi spinotti qua, i due spinotti verdi qua in fondo, poi il nero qua e il rosso qui. Poi collegare il LED stripe rosso giallo, qua va messo il rosso, qua il giallo e qua il nero. Poi qua su questo connettorino bisogna inserire questo cavetto qua dentro, sollevare questa levettina nera, poi infilare il cavo qua dentro, non è facilissimo, e poi abbassare questa levetta. La stessa cosa va fatta su questo connettore che c'è su questo piccolo adattatore, quindi si infila qua dentro e poi si chiude. Anche qua c'è da inserire ancora una volta l'altro spinottino, l'altro piccolo flat. Si solleva questo affarino nero, si inserisce questo e si schiaccia dentro. Stessa cosa qua. Ecco fatto. Poi dice che va infilato questo qua utilizzando questi piccoli distanziatori neri e fissare qua il Raspberry. Poi inserire questo qua, poi inserire questo piccolo circuitino che simula l'SD qua, perché poi l'SD viene riportata qua di fronte, come anche il connettore qua di espansione viene riportato qua di fianco. Ok, e adesso dobbiamo installare il radiatore. Per il radiatore, allora innanzitutto va posizionato, va visto così, questo va messo così e questo così, e va fissato con 2x6 screw. Mettiamo la prima e la seconda. Poi dicono di montare i thermal pad. Uno va messo qua proprio dove c'è la sua sagoma precisa, qui in questo modo, e un'altra va messa qua. Ricordatevi di togliere sempre tutte le plastiche di protezione, se no non funzionano i thermal pad. Ok, e poi dice, e adesso andatelo a fissare qua. E anche qua, con queste viti, lo andiamo a fissare qua sopra. Guardate già che aspetto, curioso, che sta prendendo. Perfetto, allora adesso dice di assicurare l'acrilico. E quale serve questo qua? Togliamo l'adesivino qua, l'adesivo, la protezione. Dice di avvitare le due viti qua, poi
la andiamo a fissare anche qua in modo da cominciare a dare una forma. Ecco qua, comincia già a prendere una piccola forma. Poi serve il metal plate A, che è la parte superiore, questa, dove ci dicono di attaccare però questo. Bisogna togliere il biadesivo che c'è dietro e collegarlo qua, così. Allora, togliamo il biadesivo, se ce la facciamo, ci facciamo aiutare da piccolo cutter. E poi andiamo a fissare anche questo sempre sul famoso acrilico qua. Poi ci dicono di inserire questa parete qua. Ora bisogna aprire quest'altro acrilico. Poi dicono di collegare questa ventola a quest'altra parete di acrilico che è appena liberato dallo strato di isolante. Inserire queste viti e questi dadi. Poi va inserito in questo spinotto i due cavetti della ventola, positivo qua e negativo qua, e poi fissare con tutte le varie viti questo acrilico a tutto il contorno del case. Togliamo il biadesivo dietro al display, adesso che abbiamo ormai quasi posizionato tutto, andiamo a mettere nella sua posizione corretta. E adesso andiamo a fissare anche l'ultimo pezzo, cioè la base. Come vedete qua sotto c'è la predisposizione per poter infilare un SSD M.2 qua infilato, che poi si avvita qui, e quindi con questo sportellino sarà possibile poi andarlo a mettere o a rimuovere. Noi adesso non lo mettiamo, però c'è la predisposizione per, e andiamo ad avvitare il coperchietto qua sotto. Poi, qualora voi vogliate utilizzare l'SSD, sarà necessario collegare questo USB qua nello spinotto SSD tramite questo adattatore che si infila qua dentro. Si infila qua l'USB e l'USB-C e vi porta ad avere il collegare l'USB, quello che serve per poter utilizzare l'SSD. Se non utilizzate l'SSD, potete lasciare senza questo adattatore e avete tutte le USB libere. Manca l'ultima parte, che è questo piccolo frontale di protezione per il display. Anche qua va rimossa la pellicola e va posizionato qua, sempre chiuso con quattro fitine, e abbiamo finito tutti gli step per la realizzazione. Quindi questo è l'oggetto finito, simpatico, vedete. E qua ci sono tutte le prese, la micro SD che è stata riportata, il connettore di espansione che è qua con tutti i suoi segnali, i nomi dei segnali, la ventola che è proprio di fianco al mini radiatore, power, HDMI1, HDMI2 e l'uscita audio, e lui ha questo bel design a mini case di computer, carino carino. Inseriamo l'SD che avevo già preparato per l'emulatore battosera o battocera, adesso chissà come si dice nei due modi. Riceverò critiche sia per uno che per l'altro, perché lo dico in tutti e due i modi, e siamo a posto. Bene, dai, case ultimato, e ora è il momento di accenderlo. Adesso collego un po' di cavi e lo vediamo in funzione. Ed eccoci qui a provare il nostro piccolo piccolo desktop con dentro il nostro bel Raspberry, ma senza aver avuto qualche piccolo problemino, e che lo vedete anche dalle date, perché sono già passati credo un paio di giorni da quando ho fatto l'assemblaggio di tutto ed ero pronto per la prova. Pronto per la prova, ho cominciato a fare delle prove preliminari per poi girare questa parte di video dove facevo vedere un po' tutti gli interventi che avevo fatto, e a seguito di questo ho riscontrato tutta una serie di ostacoli e di problemi che mi hanno portato via davvero tantissimo tempo. Il primissimo in assoluto è stato un problema di tipo elettrico. L'oggetto non funzionava correttamente. In pratica la barra superiore di LED, cioè questa con il LED RGB, che tolto il biadesivo andava attaccata sulla parte superiore di alluminio,
mi ha causato davvero un sacco di problemi. Perché? Perché tolto il biadesivo, come vedete, qua sotto comunque ci sono tutti dei contatti che si cortocircuitavano una volta attaccati sulla parte superiore. Questo faceva sì che, oltre a non far funzionare la barra correttamente, questa ha praticamente danneggiato l'ultimo LED RGB montato sul circuitino stampato all'interno di questo contenitore. C'è una scheda che hanno fatto loro che contiene a sua volta 4 più 4 LED di questo tipo RGB saldati sulla scheda, che sono tutti concatenati uno con l'altro, e l'ultimo LED va a pilotare questa barra. Ma siccome questa barra era in cortocircuito praticamente, non funzionava, e non funzionava nemmeno l'ultimo LED lì sotto. E una volta poi individuato il problema, la barra, ho provato a isolarla, a tirarla fuori, eccetera, eccetera, e continuava a non funzionare più. E l'ultimo LED, anche lui, era morto. Allora ho dovuto fare una riparazione anche della scheda, cose che non vedrete nel video, semplicemente perché questa cosa è stato un incidente che però non vi capiterà se, appunto, quando fisserete questo, metterete uno strato di biadesivo di quello spugnoso, in modo tale che venga isolato bene questa barrettina di LED. E questo è stato il primo problema che mi ha fatto perdere un sacco di tempo sui LED, quantomeno. E quindi già ho combattuto ore per far funzionare sto robo prima di capire che il problema fosse quello. Poi, secondo problema, vado per configurare il mio Raspberry Pi 4, che praticamente non ha mai vissuto in vita sua. È stato tirato fuori dalla scatola nel momento in cui ho fatto questo video e non c'è verso, non funziona. Si accende il LED, ma non carica nulla dall'SD, non lampeggia mai il LED del caricamento. Ho provato un sacco di SD, ho provato diverse immagini, ho provato un sacco di combinazioni e alla fine, insomma, non funziona. Decisamente è guasto o non so, non funziona. E di conseguenza ho dovuto ripiegare e rifare tutto usando un Raspberry Pi 3 che avevo in casa. E a questo punto poi la cosa ha cominciato a funzionare, però io mi ero preparato per il 4, avevo tutte le immagini, tutte le cose per il 4, riscarica tutto per il 3, riconfigura tutto, insomma ho perso un sacco di tempo solo a configurare le immagini. E poi ho fatto una amara scoperta, e questa è stata la cosa più che un po' mi ha non deluso, ma mi ha lasciato un po' così. Allora, tutti gli effetti luminosi, il display che poi qua vedrete accendersi e altre funzionalità, la ventola che interviene a una certa temperatura, eccetera, funzionano solo ed esclusivamente se si installa sul Raspberry il supporto per questo tipo di oggetto. Questo oggetto in pratica ha dentro la schedina piena di componenti, ma è una schedina tra virgolette stupida, perché poi si interfaccia alle porte di input-output del Raspberry su queste qua, e poi grazie al software che ci gira sotto e gira in background pilota i LED, la ventola, il display, eccetera. E quindi è necessario poter installare questo tipo di modulo software, che è un demone che continua a girare, tra l'altro un pochino risucchia anche qualche risorsa. Quindi non è stand alone, non è autonomo l'oggetto, vive solo se sul Raspberry configurate questa funzionalità e installate questo modulo. Bene, questo modulo si può installare solo se su questo Raspberry ci sono determinati tipi di immagini di Linux. Non funziona su tutti, perché il software che hanno fatto non è supportato su tutte le piattaforme, e in particolare la piattaforma che io avevo scelto per il gaming da mettere qua sopra, che era Batosera, che io ho preparato qua sopra. La Batosera è una versione di Linux completamente strippata e vestita solo per l'emulazione, non ha neanche dentro le funzionalità per installare dei moduli esterni di tipo il Pyronman qua per la gestione di tutti questi LED. Non c'è Python installato, non c'è nulla, andrebbe installato tutto il supporto, insomma ci ho anche provato, ma devo dire la verità che manca tutto il supporto per poter installare moduli extra rispetto a quelli previsti da Batosera. Quindi la versione di emulazione per il gioco, che per me è la migliore in assoluto, è proprio non c'è paragone rispetto a RetroPie, Batosera è proprio tutta la vita. Purtroppo funziona, ma non fa funzionare tutto quello che c'è all'interno di questo bel contenitore, quindi i LED, la ventola, il display, il pulsante, eccetera. Quindi semplicemente funziona, ma perdo un po' tutto quello che era la libidine di questo case. E quindi adesso vi ho raccontato un po' tutte le problematiche che ho incontrato e che magari possono influenzare una vostra scelta qualora vi piaccia o avevate in mente di prendere questo oggetto.
Quindi Baltosera, no, non è compatibile con questo oggetto e quindi dovete ripiegare su RetroPie. Per vederlo funzionare io ho preparato anche una versione di RetroPie, in modo tale che così si possa vedere lui funzionare con tutte le sue funzionalità. E funziona tutto, solo che è RetroPie. RetroPie a me veramente piace poco. Baltosera è tutta un'altra cosa. Però funziona anche Baltosera, ovviamente. E non solo. Funzionano su Raspberry Pi 3. E funziona tutto, direi, abbastanza bene. Quindi non è necessario effettivamente prendere un Raspberry Pi 4. E dentro questo contenitore si adatta anche il 3, anche se non è stato fatto proprio per il 3, però tutto funziona. L'unica cosa che perderete è la possibilità di collegare l'SSD sotto. Con Raspberry Pi 3 non c'è supporto all'SSD attraverso quel ponticello che si mette tra il Raspberry e la parte sotto di hardware dove c'è l'SSD. Tra l'altro non ha neanche l'USB 3.0, quindi andasse anche andrebbe veramente molto lento. Quindi vabbè, si perde questa caratteristica, ma si riesce comunque a utilizzare. Adesso io ho aperto un reclamo per questo qua che non funziona, vediamo se me lo sostituiscono, cosa decido di fare. Quando poi ne avrò uno funzionante, probabilmente lo rimetto qua dentro e ritorniamo ad avere la versione ufficiale e probabilmente metterò l'SSD con dentro una bella libreria di giochi, probabilmente metterò il full set di tutto. E quindi metto dentro un bel SSD da un tera, che ne so, e faccio veramente il full set di tutto quello che si può mettere. Così ho una stazione di emulazione completa, in dimensioni ridotte, carina e che funziona decisamente bene. Quindi ora io passerei a vedere il funzionamento di questo bellissimo case, della modalità RetroPie, che quindi ha dentro il supporto per poter far andare il modulo che pilota il tutto, così lo vediamo funzionare. E questo è l'obiettivo minimo. Ho collegato un joystick della PlayStation che vede tranquillamente e si può utilizzare. Ha il supporto a Bluetooth, quindi si possono collegare i joystick wireless, insomma c'è di tutto. E ora lo accendiamo e vediamo un po' cosa succede. Nell'immediato vediamo accendersi il LED, ma ancora non vediamo alcun tipo di effetto particolare durante l'accensione, perché come ho detto prima deve fare il boot, eseguire il codice, e una volta che è partito il modulo con il quale pilota un po' tutte queste periferiche, allora comincerà a prendere vita e cominceranno a vedersi i vari effetti. Quindi vedremo accendersi il display, vedremo accendersi i LED RGB e comincerà a fare le sue attività. Ora sta facendo ancora il boot e ora è partito anche tutto l'engine che fa muovere e accendere i LED, eccetera. Quindi come potete vedere abbiamo il display che ci dà delle informazioni, ci dice quanta memoria è utilizzata, il processore, lo stato della CPU, ci dà un po' di informazioni di utilizzo. E poi abbiamo tutta la parte invece di illuminazione, diciamo, no? Vedete che tutti i LED qui è stato scelto in modalità rainbow, quindi fa colori vari. E c'è questo effetto breath, cioè respiro, no? Quindi fa le sue funzionalità. E questo è l'effetto che fa questo oggetto quando viene utilizzata la sua parte di codice e di pilotaggio. Diversamente è semplicemente un piccolo contenitore che contiene il nostro Raspberry in maniera un po' più elegante, ma non ci darà alcune informazioni se per esempio faremo andare Baltosera, come poi vedremo. Ora lui sta andando, ci sta facendo vedere il nostro RetroPie in funzione, dove noi possiamo andare a caricare qualcosa di tutti questi giochi. Adesso nello caso specifico andiamo a caricare qualcosa a livello arcade, andiamo a caricare un Oxevius per esempio. Vedete, questo funzionamento di RetroPie è veramente triste, non mi piace per niente. Ritorniamo nell'ambiente di emulazione, possiamo andare a scegliere un qualsiasi di questi. E quindi questo poi RetroPie è una roba che poi vedrete voi, potete installare qualsiasi sistema di emulazione, non è tanto adesso
Retropie o Battosera o qualsiasi altro voi desideriate. Ci mettete un po' quello che volete. Retropie è uno dei più diffusi, uno dei più famosi, ma onestamente non è il migliore. Allora, come avevo detto, qua abbiamo questo contenitore, vedete, dietro ci sono tutti i vari connettori, c'è l'ingresso per l'SD, abbiamo qua di fianco l'uscita video, che in questo caso è l'HDMI grande, perché è un Raspberry Pi 3, se no ce ne sono due piccoli quando ci sarà dentro il 4. Display indicatore, LED, poi per modificare alcuni parametri per i giochi di luce, il tipo di colore dei LED, bisogna andare a livello di terminale, andare a modificare un file di configurazione oppure utilizzare la riga di comando. Ci sono alcune funzioni per andare a modificare queste cose, per la durata di accensione di questo display, se lo volete sempre acceso o volete che si spenga. Ci sono vari comportamenti per i quali si possono fare un po' di personalizzazione. Tenendo premuto un paio di secondi il bottone non appena sul display appare power off, lui si spegnerà e lui, come vedete, è spento proprio regolarmente e si può riaccendere quel pulsante. Ora andiamo a inserire invece il nostro bel battosera. Lo accendiamo, si accende sempre col pulsante. Non si accenderà mai questo display e nemmeno i LED interni perché non c'è appunto supporto, però avremo un emulatore come si deve. Questo è, secondo me, il top, anche perché è un sistema operativo strippato al minimo solo per fare andare l'emulazione di tutto quello che emula veramente tantissime cose dentro, ha di tutto, è molto più esteticamente migliore, insomma è tutta un'altra cosa da vedere. Adesso lo vediamo giusto velocemente, ma per curiosità, non è l'obiettivo di questo video far vedere un'emulazione piuttosto che un'altra. Poi io non sono neanche un grande esperto di emulazione, lo sto vedendo adesso, ne ho provati alcuni per far funzionare lui e devo dire che questo è quello che più mi convince. Anche qua separato per macchine, vedete, ci sono più animazioni, è tutto più carino, se vogliamo, no? E più ha delle modalità visuali interessanti. Di default lui emula il CRT. Adesso andiamo a vedere lo stesso gioco di prima, andiamo a caricare Mame e andiamo a caricare Xevious. Lo stiamo vedendo ovviamente sullo schermo LCD, ma voi non riuscite a vederlo, si vede poco, però lui sta emulando un CRT, sta emulando proprio il CRT, quindi con c'è lo shader che fa proprio l'effetto CRT e fa anche la bombatura dello schermo. Quindi sembra dall'illusione di vederlo su un CRT praticamente. È incredibile. Mancano i campioni delle esplosioni, va bene, va ok. Ma mancavano anche nell'altro. E questa è la cosa bestiale, fa vedere che questo effetto proprio CRT è incredibile. E poi vabbè, Battosera ha veramente l'infinito come tipologia di emulazione, poi sicuramente anche RetroPie si può configurare per emulare di tutto e di più, però senz'altro questo è già veramente molto completo e c'è di tutto. Poi è carino, è molto più carino, c'è anche Commodore 64, Vectrex, MSX, c'è veramente di tutto. Allora, premesso che bello è bello e ognuno sceglie la propria emulazione, è chiaro che con Battosera abbiamo lui che fa semplicemente da contenitore, niente di più, non si accende nessun che. Non so se qualcuno farà prima o poi un supporto anche per questo tipo di sistema operativo, se lo farà si aggiungerà e vedremo qualche luce anche in lui. Però beh, va bene già così che abbia questa forma pratica, scatolato, carino, per far andare questo emulatore che mi garba parecchio. Poi in descrizione vi metterò dei link più o meno da dove ho recuperato il materiale. Poi probabilmente su Patreon invece metterò qualche link un po' più diretto dove potrete magari scaricare le immagini già pronte per far funzionare sia uno che l'altro in modalità Raspberry Pi 3. Una volta che avrò il 4 funzionante farò anche le immagini per il 4. Funzionerà anche con quello, insomma. Adesso in questo momento solo col 3 posso farlo perché non ho un 4 funzionante. Bene dai! Adesso lo spegniamo, questo va spento da qua al resto sistema,
perché il pulsante non funziona per lo spegnimento, ma funziona solo per l'accensione. Bene, siamo giunti al termine. Io ringrazio veramente tantissimo Andrea Ghelardini che mi ha fatto pervenire questo bellissimo contenitore. Ringrazio anche tutti coloro che manifestano il loro affetto prendendomi o mandandomi delle cose, qualsiasi cosa, insomma, sia attraverso la lista, la wishlist di Amazon, di cui troverete i link in descrizione, o in altri modi mi contattano direttamente e ci si mette d'accordo. Benissimo, veramente un grazie a tutti voi che mi permette di risolvere un po' di problemini e di fare anche qualche contenuto che può essere utile anche per voi. L'oggetto è veramente carino, bello, simpatico, un po' costoso se vogliamo, però l'idea è bella, quella di far diventare un Raspberry un qualcosa di più somigliante a un computer. La cosa però interessante è sicuramente il supporto all'SSD e il controllo della ventola, del raffreddamento, insomma tante cose che comunque sono dei plus. Poi chiaro, le lucine, il display sono un di più che forse non sono indispensabili per il funzionamento, però fanno il loro sporco lavoro quantomeno estetico, dai, fa sempre scena far vedere questo oggettino qua. Quindi bene, grazie ancora a tutti voi, io direi che per questo video è tutto. Ricordatevi di venirmi a trovare anche su Patreon e su Instagram, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!